Emozioniacolori.it presenta L'altro avvenire. Buongiorno, L'altro avvenire. Questo lo spazio del mercoledì mattina. Purtroppo devo dirvi che questo è l'ultimo spazio di questa seconda serie. Riprenderemo poi dopo una pausa prenatalizia e natalizia. Se ne riparla con l'anno nuovo. Purtroppo è così. Però sì, volevo non dirlo, ma in realtà lo devo dire, perché sennò poi, siccome l'argomento è molto interessante, e mercoledì prossimo sono lì a aspettare chi non c'è, chi non arriva. Ritorneremo sulla stessa, allora, radiofrequenza. Certo. Giulia, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, come sempre. Ecco. Grazie. Grazie, prego. Grazie a te di essere qua. Giulia De Giorgi, avvocato e mediatore familiare del centro L'altro avvenire. Empoli, Firenze e Massa Carrara sono le tre sedi di questo centro di mediazione familiare. Di cosa parliamo oggi? Ah, sì, giusto. Oggi, guarda, ho studiato. Oggi andiamo nello specifico portando un esempio che ci arriva dal tribunale di Lamezia Terme, se non ricordo male. Bravissima. Brava. Vai, ora tocca a te. Bravo, ho studiato bene. Dunque, vi porto questo esempio di collaborazione in Italia tra giudici, avvocati e mediatori familiari, ovvero l'esperienza del tribunale di Lamezia Terme, che ho avuto modo di studiare da vicino per capire poi nella pratica come è stato reso possibile. Le istituzioni locali della città di Lamezia Terme sono dal 2007 al centro di un importante progetto di studio, di applicazione e di ricerca in tema di mediazione familiare. Hanno sposato a 360 gradi la battaglia culturale della mediazione familiare, tanto da arrivare a formalizzare quello che vi sto per dire. Lamezia offre un esempio di reale collaborazione ed interazione tra le istituzioni locali al fine di ricomporre attraverso la mediazione il nucleo centrale della nostra società, che è la famiglia. La volontà di rendere immediatamente fruibili le potenzialità della mediazione familiare nel mondo del diritto e in particolare nelle aule di giustizia ha condotto l'attuale presidente del Tribunale Lamezino, dottor Giuseppe Spadaro, a costituire un servizio di mediazione familiare all'interno del Tribunale stesso, con grande approvazione da parte di tutti i magistrati del Palazzo di Giustizia locale, nonché degli avvocati e delle amministrazioni locali. L'allora presidente di Corte d'Appello definì la mediazione familiare nei termini in cui si esprimono le più grandi realtà socio-giuridiche europee ed internazionali, prime tra tutte il Canada e gli Stati Uniti, ovvero come uno strumento di grande utilità sociale, ed è quello che ritengo anch'io essere la mediazione familiare, uno strumento di utilità sociale. Ed aggiungendo come si tratti in questo caso di un esperimento che dimostra la vitalità della magistratura calabrese nel collaborare con la sua società di appartenenza. Questo è davvero un esempio di lungimiranza della magistratura calabrese che io ho approvato, approvo e sostengo, e spero possa tradursi in altre altrettante analoghe iniziative in Italia. L'obiettivo è stato riconosciuto da tutti al Tribunale di Lamezia Terme, ovvero la tutela materiale e morale dei figli. L'atto che ha sancito questa collaborazione è stata la convenzione tra il Comune di Lamezia Terme, il Tribunale, la Diocesi, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università della Calabria e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Lametino. Il messaggio è stato molto chiaro ed incisivo, ovvero proporre la cultura del dialogo nella famiglia. Il tutto sulla scia di una filosofia molto conosciuta, che è la filosofia del grandissimo Gandhi, della non violenza, della tolleranza e dell'autodeterminazione. Concetti assolutamente fondamentali che nell'ambito familiare devono trovare una assoluta priorità ed applicazione. Benissimo, quindi su questo esempio che noi ci auguriamo e auspichiamo possa essere allargato a tanti tribunali, a tante realtà italiane, ci lasciamo. Riaffronteremo purtroppo e riapriremo l'argomento della mediazione familiare sicuramente presto. Io ringrazio te.
Ringrazio Gianluca Mariotti, Nausica Mazza, psicologi e mediatori familiari, che insieme appunto a Giulia De Giorgi, avvocato e mediatore familiare, compongono questo centro di mediazione familiare, L'Altro Avvenire, con tre sedi in Toscana, a Firenze, ad Empoli e a Massa Carrara. Se volete saperne di più, se volete rimanere in contatto con loro, potete anche scrivere un'email a Gianluca, a Nausica, a Giulia, a chi volete voi. Trovate tutte le informazioni e tutti i vari contatti su www.laltroavvenire.it. Grazie Giulia. Buona giornata e a presto. A presto, ciao. Emozioniacolori.it vi ha presentato L'Altro Avvenire.